oltre 600 aziende espositrici e più di 30.000 visitatori. Taglio del nastro per Expo Sanità, la più importante manifestazione italiana dedicata al settore della sanità e dell'assistenza. A Bologna, appuntamento con l'edizione 2016, dai servizi per il mondo ospedaliero agli ausili per le persone con disabilità, dalla prevenzione alla riabilitazione. In Emilia-Romagna sono attive all'incirca 500 aziende in questo comparto e sviluppano mediamente 5 milioni di fatturato annuo. Il settore in questi anni è cambiato in maniera negativa perché purtroppo la spesa sanitaria nel nostro paese si è contratta a fronte di una domanda che invece è crescente. Le aziende hanno trovato, diciamo, sui mercati esteri quello che il mercato interno negli ultimi anni ha stentato a sopperire. In fiera anche l'allestimento di una sala operatoria ibrida di ultima generazione con un'equipe medica impegnata in una simulazione di un intervento. La sala operatoria ibrida unisce e dà la possibilità di utilizzare tecniche chirurgiche tradizionali insieme alle tecniche meno invasive, le cosiddette tecniche endovascolari, procedure che noi riserviamo anche a soggetti altrimenti inoperabili per la presenza di numerosi fattori di rischio, soggetti che noi definiamo più deboli, fragili, come per esempio la popolazione degli anziani, degli estremamente anziani. E bastano pochi passi per respirare aria brasiliana con la partecipazione del Comitato Paralimpico dell'Emilia-Romagna in partenza per i Giochi di Rio. Lo sport è fondamentale per ogni essere umano. Nel mondo paralimpico è nato proprio come strumento di riabilitazione, ma è diventato sport a livello agonistico. All'interno del contesto Expo Sanità, sport, benessere, salute, direi che siamo esattamente nel luogo giusto. Gli sportivi sono di grande aiuto perché sono loro che fanno un po' da tester sull'effettiva rispondenza del dispositivo tecnico fortemente sollecitato. Non per niente Martina Caironi, che è la portabandiera delle prossime Paralimpiadi di Rio, è una nostra assistita. Lo sport è tutta la mia vita. Dopo l'incidente che ho avuto a 20 anni, sempre facendo gare sportive, non avrei mai pensato di farmi una vita così bella, e questa è grazie allo sport.